Amici di TV Gargano, buon pomeriggio e benvenuti al nuovo appuntamento dello sport dal web, rotocalco sportivo della emittente, o meglio Web TV di San Giovanni Rotondo, che trasmette sul portale, direttamente sul portale e sul canale YouTube di TV Gargano, e che vi racconta a fine settimana quello che è accaduto nel corso della settimana, parlando di sport, parlando di oggi parleremo di basket, ma non ci aspettate, aspettateci pure su argomenti di calcio a 5, pallavolo, vedremo quello che propone il territorio. E come vi dicevamo, quest'oggi parliamo di basket perché è venuto a trovarci Paolo Cascavilla. Grazie Paolo per essere con noi. Grazie a voi. Responsabile di basket di San Giovanni, responsabile della basket San Giovanni Rotondo, o meglio la fusione fra la Stella Verde Basket e la Frassati Basket. Paolo, parlaci di questo bellissimo progetto che vi ha dato tante soddisfazioni fino a che non è arrivato il Covid, che vi ha un po' tagliato le gambe. Sì, allora innanzitutto volevo ringraziare TV Gargano che mi ha invitato per parlare a voi appunto della pallacanestro a San Giovanni. L'ultima volta è TV Paolo, Gargano. le porte di TV Gargano sono sempre aperte, quindi Grazie. quando vuoi venire a L'ultima volta è trovarci. TV Gargano ci ha proposto intervista, è venuta lei a trovarci in palestra, è stato 10 giorni prima del lockdown, quindi non lo so, Non verrò più. avevamo prospettato Una quello che sta. collaborazione. No, no, quella che la collaborazione era fattiva tra le due società storiche di San Giovanni Rotondo e della Pallacanestro, che si erano finalmente unite, si sono finalmente unite e sono ancora tuttora unite, che contavano 170 ragazzi, tre palestre per poter organizzare il tutto, quattro istruttori, due dirigenti. Naturalmente io sono responsabile insieme a Armando Radeglia, oggi non è potuto essere qui, però è come se ci fosse lui qui a parlare, abbiamo condiviso tutto. Poi è arrivato il Covid, ci siamo presi una bella stangata. Stagione 2021 E l'hanno praticamente. presa pure i ragazzi, insomma, perché Assolutamente. comunque. Stagione 2021 a San Giovanni non abbiamo fatto pallacanestro perché tra le varie fasi del Covid era molto complicato. Pochissime realtà in Puglia sono riuscite a partire e partirono, fecero un campionato da marzo a giugno. Noi non ci siamo riusciti. La stagione scorsa siamo riusciti a ripartire con tutto il settore giovanile più una prima squadra che sostanzialmente era un prolungamento del settore giovanile, quindi abbiamo fatto i campionati dall'under 13 fino alla prima divisione, e non siamo riusciti a partire con il mini basket. Mini basket che a questi livelli è sia il trampolino di lancio per i bambini per arrivare al settore giovanile, trampolino e quindi anche preparazione, sia anche linfa vitale per una società sportiva, che si autotassa per cercare di portare avanti tutto. Pagare una trasferta, un pulmino, un campionato, le divise e quant'altro non ce la fai con le sole quote del settore giovanile. Quindi ci siamo trovati a stringere i denti, non fare il mini basket perché non abbiamo avuto la palestra, fare il settore giovanile con ottimi risultati. E portare avanti un'ottima stagione con tantissime difficoltà che sono state quelle l'anno scorso. Quest'anno ci siamo Oh, adoperati per e veniamo, queste sono le ripartire. note Sì. belle, e speriamo davvero che ci sia una ripartenza più o meno alla stessa portata dell'interruzione, che ritornino tutti e 170 i ragazzi, anche perché io adesso ti parlo da genitore, avere un bambino in palestra è una cosa fondamentale, perché adesso non c'è più l'attività di strada, non c'è più, questi bambini non fanno più niente, quindi poterli portare in palestra, potergli far fare un po' di attività, io credo che sia veramente un toccasana per tutti i bambini. E quindi va riconosciuto molto merito a voi che passate molto tempo delle vostre giornate a seguirceli, a portarceli in trasferta, ad insegnargli anche le tecniche di gioco, la solidarizzazione tra di loro, tanti concetti positivi. Problema atavico, annuale, che si ripresenta tutte le volte all'inizio di settembre. Dove allenarci? Perché le scuole sono chiuse, i dirigenti non si prendono responsabilità e quindi tutte le volte a settembre, e non è solo un problema di San Giovanni, ti assicuro Paolo, non sapete come allenarvi. Che soluzione propone Paolo Cascavilla? La soluzione, prima di tutto, è una risposta filosofica. Tutti avremmo più bisogno di cultura sportiva. Tutti
a San Giovanni come in Italia. Avere più cultura sportiva vorrebbe significare appunto tutto quello che hai detto tu, renderlo però nel pratico. Riuscire a capire che lo sport è veramente una strada parallela della vita, che ti insegna tanto tanto della vita, e una volta che finisci il tuo percorso sportivo, che poi diventi un giocatore di Serie A, oppure che finisci a fare il dopolavoro con la partita a scapoli ammogliati, è una cosa che ti insegna tanto. Noi non abbiamo una cultura sportiva in generale, siamo i primi che ci arrabbiamo con il vigile che ci ha fatto la multa, e sembriamo tanto i calciatori che si lamentano con l'arbitro. Probabilmente se conoscessimo la cultura sportiva del rugby, sono un appassionato di rugby, nessuno si lamenterebbe col vigile, perché non esiste che un giocatore di rugby si lamenti con l'arbitro in generale. Quindi abbiamo sicuramente un problema di cultura sportiva. Cultura sportiva che poi si riflette... E questo, lasciamelo dire, basket, pallavolo sono molto avanti rispetto ad altre discipline più note. Sì, più o meno. È vero che c'è meno seguito, non ci sono i 60.000 di uno stadio, però c'è una formazione diversa. È sempre questione di cultura sportiva, non è una questione di quanto seguito hai o quanti soldi girano. Cultura sportiva che poi si ripercuote nella vita di tutti i giorni, quando un dirigente scolastico, piuttosto che un dirigente dell'amministrazione della provincia di Foggia o comunale, debba mettere una firma e prendersi la responsabilità di far entrare dei ragazzi in palestra e preoccuparsi più dei lati negativi di quello che potrebbe succedere dall'utilizzo di una palestra, piuttosto che i migliaia di lati positivi che ci sono nel momento in cui un bambino entra in quella palestra. Quindi, a parte quindi questa cultura sportiva dovrebbe crescere a 360 gradi. La soluzione oggi a San Giovanni, come in altri tanti paesi in Italia, è sicuramente rivedere un po' tutti i regolamenti. Nel nostro caso è sia comunale sia provinciale, perché abbiamo sia strutture che fanno parte dell'ente comunale, sia alcune dell'ente provinciale. Sicuramente quello di rivedere tutti i regolamenti e non trovarsi a settembre a non sapere se ho 2 ore, 3 ore, 4 ore, se la società di pallavolo vuole fare il campionato insieme a me, contro di me e quant'altro, diventa troppo complicato. Se queste situazioni noi le riuscissimo a risolvere a maggio dell'anno precedente, in modo tale che io ho l'estate per cercare sponsor, fare pubblicità della mia attività sportiva, avere 170 ragazzi come lo eravamo noi prima del Covid. Ci sono tante scuole in Italia che hanno meno di 170 ragazzi, è una scuola a tutti gli effetti, abbiamo a che fare con 170 famiglie e 170 esigenze diverse, non è facile. Se io mi trovo, quest'anno siamo al 20 ottobre e oggi abbiamo ricevuto l'autorizzazione per il settore giovanile, dove noi siamo stati costretti a ridurci da 5 campionati a 2, perché poi tra 10 giorni che iniziano i campionati, con i ragazzi che non hanno una preparazione tecnica, una preparazione atletica adeguata, la faccia ce l'andiamo a mettere noi e i ragazzi. E rischiano di farsi pure male. Quello no, perché comunque vengono... Poco allenati sì, però ci arriviamo gradualmente. Quindi Paolo, tu proponi, mettiamoci intorno ad un tavolo, perché qua ci sono competenze locali, sì, del comune, perché le scuole medie, inferiori ed elementari sono gestite dal comune. Sì. Gli istituti superiori sono gestiti dalla provincia. Le società sportive, mettiamoci tutte intorno e decidiamo un regolamento che ci dia tutti gli anni la possibilità di sapere, già ad agosto, a luglio, quando dovete pianificare la stagione successiva, se avete a disposizione o no le strutture. È questo che proponi tu? Sì, assolutamente. Andando incontro anche alla prima obiezione che verrebbe fatta dai dirigenti scolastici, che è quella dei progetti scolastici che vengono fatti, che per poi anche la scuola giustamente deve utilizzare la propria palestra. Di solito il dirigente scolastico è un po' spaventato, perché dice: se io oggi vi do la palestra, domani c'è un mio professore che ha un PON e poi la palestra è bloccata. Assolutamente no, perché se c'è una collaborazione fattiva, non a chiacchiere, anche perché poi spesso ci riempiamo la bocca di tante parole ma poi nei fatti non lo facciamo. Se c'è una collaborazione fattiva tra società, amministrazioni e scuola, nel momento in cui la scuola ha un problema, lo risolve l'amministrazione o la società.
Nel momento in cui la società ha un problema, lo risolve l'amministrazione della scuola, ci si aiuta. Se invece noi dobbiamo lasciare quali tutto... sono le difficoltà che stai trovando, Paolo? Perché immagino che tu ci abbia già provato a mettere intorno ad un tavolo queste persone. Allora, la difficoltà che, a parte una piccola parentesi, l'amministrazione attuale, così come quelle precedenti, ci stanno provando. Non è che è tutto morto, attenzione, c'è chi ci sta dando dentro, c'è un dirigente scolastico a cui io voglio ringraziare, che è Maria Fiore, la quale mi ha chiamato per dire vediamo, alla palestra strapiena di associazioni, è stata pronta a dirmi vediamo se riusciamo a trovare una soluzione per integrare anche te. Questa è la collaborazione. Con questa dirigente noi siamo stati o 2 o 3 anni dove abbiamo collaborato, dove lei era la dirigente della scuola e io come società sportiva facevo attività, dove la collaborazione si è creata realmente, non a chiacchiere. E quindi le amministrazioni ci hanno provato, ci stanno provando. Poi però quando vanno nel pratico, cioè si rendono conto che esiste un problema, ma poi andarlo a risolvere realmente, quindi mettere mano a un regolamento dove per forza di cose a volte dovrai anche escludere qualcuno perché ha meno credenziali rispetto a un altro, è cattiva come cosa, ma lo sport insegna anche questo: se arrivi ultimo retrocedi. È sempre riguardo alla... Poi io non so se tu hai seguito la vicenda di Foggia, dove il buon Cannarozzi, penso che si chiami, uno degli istruttori di basket, ha dovuto litigare Caracozzi. Ha dovuto litigare con quelli che facevano ballo amatoriale, perché allora hanno dato la palestra e lui non sapeva dove allenarsi. Succede ovunque. Bisogna convivere, però le palestre sono più fatte per fare attività sportiva che non per fare ballo. Succede ovunque e succede perché i regolamenti non sono i regolamenti non sono scritti bene al 100%. Due, c'è anche qualche politico che ci gioca sopra. Non è raro che oggi un'associazione sportiva di San Giovanni Rotondo, così come di un altro paese, debba dover chiedere un favore al politico locale di turno per avere 2 ore in palestra. Capita alla società di basket, è capitato a me, capita attualmente a qualcun altro, capita alla società di pallavolo, che comunque potrebbe essere legata in un modo diretto o indiretto a un politico, e il politico lì ci può giocare. Attenzione, se il regolamento è scritto bene, non ci gioca neanche il politico. E non c'è bisogno del politico. No? Esatto. Paolo, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie. E ti strappiamo la promessa, poi ti dici come va a finire. Speriamo bene, speriamo bene. Io aspettiamo non la prossima settimana, ma l'altra forse. Speriamo prima, io intanto di sicuro mi va di ringraziare quelle famiglie che oggi ci sono ancora vicine, perché tanti stanno aspettando la nostra risposta, a volte ci chiamano perché ci dicono cosa possiamo fare per aiutarvi, e in una situazione del genere è difficile dargli una risposta reale, quindi ringrazio quelle famiglie, ringrazio quei ragazzi del settore giovanile che fino adesso si sono, passano il termine, accontentati di un campetto all'aperto per cercare di stare in movimento, e anche loro ci stanno aspettando. Poi alla fine ci mettiamo, come ho detto prima, ci mettiamo noi la faccia rispetto alle famiglie, quindi dire certo. Ci hanno promesso che domani iniziamo e domani non iniziamo è colpa nostra, certo, non è quindi volevo ringraziare queste famiglie e naturalmente volevo fare, poi glielo farò anche in palestra naturalmente, l'in bocca al lupo anche a quei ragazzi del settore giovanile che tra 10 giorni si troveranno a riprendere l'attività agonistica, e sono sicuro che comunque sul parquet non molleranno di un centimetro, indipendentemente se hanno fatto o meno allenamento prima. Grazie, buona stagione, buon lavoro e speriamo davvero che ci grazie porti delle voi. Buone notizie a brevissimo. Va bene, grazie. Grazie Paolo. E chiudiamo questa pagina di basket. Ringrazio ancora per la presenza Paolo Cascavilla. E come promesso parliamo di calcio, parliamo di San Marco in Lamis, la splendida realtà guidata da Marcello Iannacone e dal presidente Anello Calabrese, che ovviamente salutiamo insieme con tutto lo staff, insieme a tutta la famiglia della SD San Marco, perché questa è davvero la migliore definizione che si può dare di questa società.
Sono arrivati oggi, per questo li ringraziamo, del Francesco Dragano e Francesco, i due Francesco della, ciao, della buonasera. Grazie Francesco Viola, il primo, e Dragano, il secondo. Allora, che è successo domenica? È stata una... Io ho visto un po' gli highlights, un po' di riflessi filmati. È vero che mi avete detto che c'è stata un'espulsione al primo tempo che ha un po' condizionato tutto. Lì si è rovinata la partita, Francesco? No, diciamo che c'è stato forse un approccio sbagliato sin dall'inizio, visto che abbiamo preso il gol dopo un minuto. E niente, poi è andata così. Si poteva fare meglio comunque. Sì, potevamo fare molto meglio. Dragono, sei d'accordo? Sì, l'approccio sbagliato, anche se per, tutto sommato io ho visto la partita con Manfredonia, il San Marco è capace di reagire. Proprio con Manfredonia ha fatto un secondo tempo sontuoso contro la migliore squadra del girone. Non è mancata pure questa reazione nel secondo tempo, probabilmente. Forse dovevamo appunto entrare in campo con una mentalità diversa. Però... dovevamo entrare con una mentalità diversa, però diciamo prima dell'espulsione abbiamo creato diverse occasioni senza diciamo arrivare al gol, poi c'è stata l'espulsione, però non è una scusa per mascherare il risultato finale. Beh, la partita solita può succedere a tutti, insomma, è stato un 5-1, non fa mai bene. E siete preoccupati più per la mazzata psicologica, Dragan? Sì. È comunque difficoltoso accettare una sconfitta di 5-1. Però Viola, bisogna guardare pure il bicchiere mezzo pieno, perché è vero che ci rimani male magari la domenica sera, il lunedì, però poi il martedì quando ti alleni puoi rivalerti, puoi comunque certo, far vedere che non sei una squadra. Devi aspettare comunque una settimana per poter dimostrare che è stato solo un errore di percorso. Aumentano gli stimoli, aumentano esatto. Tutto quanto. Gli altri risultati, avete dato un'occhiata agli altri risultati? No. Aspettavate che il San Severo vincesse a Foggia, il Canosa si imponesse nettamente sull'Unione Sportiva Biceglie. Questa vittoria risicata del Manfredonia, avete sentito qualcosa a riguardo? Non so se avete visto i riflessi filmati. No, poteva scapparci pure visto... il pareggio. Non ho visto nulla. E quindi secondo voi quali sono le squadre da battere, a parte il Manfredonia sicuramente, Francesco Viola? Sì, vabbè, il Manfredonia è la squadra da battere, poi c'è anche il Biceglie, San Severo, lo stesso Ortanova che affronteremo domenica, ce ne sono un bel po', c'è il Canosa. Il Corato non è quello dell'anno scorso, mi pare di capire. Non lo so, perché comunque l'anno scorso ero in un altro campionato, quindi non conosco... Francesco, ti sei fatto un'idea di questo Corato? No, sinceramente non conosco nessuna squadra, perché è la mia prima esperienza in questo campionato. Ah, quindi voi tutti e due siete all'esordio in eccellenza? Eccellenza pugliese io. Ah, vabbè, sì, perché mi dicevate che avete fatto quella molisana. Sì. Che differenza ci sono tra i due campionati? Più difficile questo? È più difficile perché comunque trovi squadre più... C'è giocatori che hanno fatto comunque altre categorie, Serie D, ragazzi che vengono dalla C... In Molise diciamo ci sono soltanto quelle 3 o 4 squadre che lottano per andare in D, mentre in Eccellenza Pugliese è tutto un campionato che può vincere chiunque. Dragano uguale, stessa considerazione? Sì, sì. Però ci sono tanti foggiani che trovano fortuna nelle squadre molisane, io ne conosco tanti e trovano pure soddisfazione, anche perché comunque alla fine si va sempre in Serie D, per cui se vinci il campionato comunque la Serie D non te la nega nessuno, è competitivo comunque per questo, diciamo, Dragano. Sì, sì, è abbastanza competitivo, comunque ho avuto la fortuna anche di crescere molto l'anno scorso. Perché poi diciamo l'anno scorso voi siete stati a quale squadra del Molise? Aurora Aururi. E avete fatto su e giù da San Giovanni per tutto sì. L'anno, faticoso, molto faticoso. Abbastanza.
Viola, tutto sommato San Marco è molto più vicino. Sì, vabbè. Non potevate far l'accordo l'anno scorso con San Marco? Però è, diciamo, non... È stato bello anche l'anno scorso, al di là della lontananza tra San Giovanni e Ururi. Abbiamo trovato un gruppo che ci ha accolto bene fin dal primo giorno. Poi avevamo comunque il mister di San Giovanni, mister Pompilio, Ah, ecco. e quindi ci siamo ambientati sin dal primo giorno. Invece a San Marco che ambiente avete trovato? Tutti parlano benissimo, tutti si trovano benissimo col San Marco. Che ambiente avete trovato, Viola? Allora, io ho giocato in promozione a San Marco, quindi diciamo già conoscevo il mister, conoscevo il presidente, conoscevo alcuni dirigenti, anche alcuni giocatori. San Marco è come stare a casa, è molto bello. Però a casa ci sono gli occhi di persone che ti conoscono, ti vedono per strada e c'è più responsabilità, Francesco, Dragan, a giocare a casa. Si sente questa responsabilità addosso? Sì, si sente, però è un bel gruppo, cioè sappiamo di poter fare bene quest'anno. Il rapporto con Marcello, tanto non ci sente Marcello, buono, immagino. No, sì. Sì, abbastanza. Ditemi una cosa, una curiosità, sto fatto di lasciare in trasferta lo spogliatoio pulito, vi pesa? Anche voi calciatori lo fate con piacere, Sì, perché è comunque un segno di rispetto per chi ci ospita. Viola? Cioè non c'è. Ma Lo no, si fa vabbè. facilmente, anche perché voglio dire, nonostante voi lo facciate da anni, non c'è nessuno che vi imita o vi emula in qualche modo, cioè non siete riusciti a far capire che tutto sommato lo possono fare tutti, non è Vabbè, che. come ha detto Dragono, quello è un gesto di rispetto verso la squadra che ti ospita. E domenica c'è il Real City. Che partita sarà questa con il Real City? Ortanova. No, scusa, ho visto Sansevero, Ortanova, Ortanova, ancora Ortanova, starei per dire ancora Ortanova. Cioè, negli ultimi 3 mesi l'avete incontrato 6 volte praticamente, fra playout, Coppa Italia e adesso in campionato. Che partita sarà? È facile Certo, prevedere. comunque vieni da un 5-1 che comunque un po' fa male. E certo, dobbiamo raggiungere insieme con la squadra la vittoria. Certo, non dimentichi la sconfitta, però diciamo è un passo importante per affrontare le altre partite. Dragono, sono partite che vale doppio, con Sì, una sì, sì. concorrente diretta, stessi punti in classifica, sei voi, sei sei Ortanova. Queste sono quelle partite che poi a fine stagione diceva, se avessi preso almeno un punto, se avessi vinto Sì, quella no, partita, per sono, è comunque una squadra che quella benedetta appunto classifica avulsa che tra comunque le vale partite di sempre. Coppa già conosciamo, quindi dobbiamo dare il massimo. Mi avete dato un tempo per andare via, per congedarvi, e io sto cercando di rispettarlo, però almeno un pronostico dovete darmelo, poi vi lascio andare. Ah, io naturalmente spero la vittoria. Esatto. Lo stesso. Sì. Va bene, grazie, grazie per essere venuti. Grazie In a voi. bocca al lupo per domenica. Grazie. Ho sforato solo di qualche minuto, per No, cui vi tranquillo. Grazie lascio mille. andare. Grazie. Grazie a Grazie, buona lei. serata. E adesso parliamo di Real. Giovanissimi, parliamo di Marco Grifa, Buonasera. centrocampista, e Pasquale Pazienza. A Grazie, sì, buonasera. voi com'è andata domenica? È stata una partita brutta perché abbiamo perso 5-1 contro il Io non Virtus l'ho voluto Pala. dire. È stata una partita brutta perché non siamo entrati proprio con la testa giusta e quindi quando non entri con la testa giusta con squadre come il Virtus Pala prendi tanti gol. E quindi è una sconfitta che fa male tanto. Anche perché non era mai successo finora. No, finora non abbiamo preso così tanti gol, però c'è sempre una prima volta. Però fa parte del percorso e quindi. Non vorrei chiedere a voi che non giocate in difesa se c'è stato un po' di leggerezza in difesa, perché siete uno, vabbè, tu Pasquale fa l'esterno basso, quindi Sì. la fase di.
E anche come quinto la fase difensiva la conosci? Sì, c'è stata qualche leggerezza, qualche disordine? No, siamo all'inizio della stagione, perché non tutti i meccanismi sono rodati, non tutto funziona ancora al meglio. No, guarda, ti dico sinceramente che, come ha detto Marco proprio appena 2 minuti fa, la cosa più sbagliata è stato l'atteggiamento di domenica. Noi siamo entrati molto scarichi. Certo, sicuramente è una squadra che punta a vincere il campionato, il Virtus Mola, quindi ci può anche stare la sconfitta, ma ci sono sconfitte e sconfitte. Una sconfitta per 5-1 è una sconfitta che fa male, ma noi da questa sconfitta dobbiamo rialzarci, perché il 5-1 è anche da motivazione per noi ragazzi, quindi adesso noi dobbiamo reagire e provare a strappare anche qualche punto domenica contro il Levante, che è un'altra squadra che è molto... No, domenica contro il Levante. Dico, Levante di Capurso, se non sbaglio. No, Levante azzurro. Azzurro. Sì. E quindi adesso dobbiamo solo lavorare e provare a comunque a strappare qualche punto domenica, perché giochiamo anche contro un'altra pretendente che adesso è terza ad 11 punti. Però domenica non... qualche disattenzione, oddio, leggerezza di attenzione, se si può dire, però alla base è l'atteggiamento sbagliato. Però Marco, quanto è strano il calcio. Adesso in testa ci sono Spinazzola e Mola. Stranissimo, perché poi, noi... Cioè, voi avete battuto lo Spinazzola, però poi, vabbè, con tutte le sofferenze, 3-2 sofferenze... Abbiamo vinto... Però poi prendete 5 gol a... Cioè avete mal di trasferta. No, come lo spiegate? Il calcio è strano, però è anche questione tutta mentale, perché con la partita con lo Spinazzola abbiamo fatto proprio una partita di carattere. In casa abbiamo dimostrato il nostro vero valore, invece con il Virtus Mola, non entrando bene mentalmente, si vede che siamo entrati proprio male, quindi abbiamo preso 5 gol. 4 punti in classifica con Bitritto, 5 Palese, 5 punti Città di Trani, 6 punti Donuva Biceglie, Donuva 1971, siete più o meno tutti là, diciamo che non è successo niente, tra virgolette, Pasquale. Sì, sì, anche perché l'obiettivo rimane, l'abbiamo detto anche in sede di, sì, presentazione, è quello di squadra, mantenere la categoria, quindi la promozione. A livello della classifica, come appena detto tu Antonio, comunque non prelude quello che è il nostro percorso, però sicuramente cercare di, come ho detto prima, strappare più punti possibili, anche un punto, o addirittura puntare alla vittoria, perché non bisogna mai sottovalutare quello che è il valore della squadra, perché appunto noi 2 domeniche fa in casa siamo riusciti a battere la capolista, quindi lo Spinazzola che appunto lotta per la vittoria del campionato, e siamo riusciti attraverso un carattere appunto di squadra a fare questa virgolette impresa, e come ho detto non prelude troppo quello che è il nostro percorso, però noi dobbiamo sempre puntare a un minimo per sempre per provare a salvarci e quindi a mantenere questa categoria. Marco, 5 giornate sono poche, ma un'idea di questo campionato te la sei fatta e del ruolo che può avere la Real in questo campionato? Allora, innanzitutto è un campionato molto difficile. Voi perché... più o meno avete incontrato qualche debole, qualcuna forte? Noi finora abbiamo incontrato solo squadre forti di alta classifica, non abbiamo mai fatto uno scontro diretto tranne a Bitritto, però abbiamo notato che c'è proprio un grande campionato con squadre che sono molto attrezzate ed è molto difficile per noi raggiungere l'obiettivo, ma ovviamente ce la metteremo tutta. L'altra volta con i vostri compagni di squadra parlavamo di un equilibrio nel campionato, di un livellamento. Tutti hanno vinto almeno una partita, tutti hanno almeno 3 punti, e dai 3 punti della rinascita rutiglianese ai 9 punti di Atletico Acquaviva, alla fine ci sono 6 punti, 2 partite. È davvero un campionato molto livellato, si sta sempre confermando settimana dopo settimana questo aspetto, Pasquale. Sì, sicuramente è un campionato, come ha detto Marco, molto difficile, ma è molto equilibrato, perché tutte le squadre sono attrezzate. Quindi troviamo grandi squadre che appunto lottano al massimo per questo campionato, e sicuramente anche noi daremo prova di quello che valiamo,
Appunto la classifica parla, cioè parla la classifica perché comunque la distanza non è tanta, cioè nel senso una vittoria magari domenica e qualche favoreggiamento di altri risultati potrebbe portarci alla sesta posizione. È presto per guardare la classifica perché il campionato è appena iniziato, però sicuramente dalle prime giornate si può evincere appunto che è un campionato equilibratissimo dove tutti sono alla portata di tutti, lo testimonia il risultato di domeniche fa, e noi cerchiamo di lavorare al massimo e di puntare sempre comunque a non guardare la classifica, perché a volte questo può magari andare a pensare domenica devo andare a giocare con la prima in classifica, o può magari portare un abbassamento del morale in alcuni casi, ma noi non ci facciamo questi problemi, pensiamo solo a noi stessi, lavoriamo su noi stessi e cerchiamo di dare il massimo come sempre. Domenica che risultato ci sarà, Marco? Ovviamente sarà basta una 1-0, 2-1, bastano i 3 3 punti. 3-2. I 3 punti è l'unica cosa che conta. Cioè sono l'unica cosa che conta. Però cioè arriva una squadra molto forte. Ovviamente ce la metteremo tutta e cioè, proveremo a strappare un altro altri 3 punti come contro lo Spinazzola. Siete al completo, non manca nessuno, Pasquale, o c'è qualche assenza? Sinceramente dovrebbe mancare per infortunio il capitano Michele Melchionda, però io sono convinto del fatto che noi abbiamo una rosa abbastanza completa, nel senso che la mancanza di un effettivo può essere sostituita da un altro membro. Certo, il capitano è il capitano, questo non è da prendere sotto gamba, diciamo, però sono convinto della squadra che siamo, perché comunque io trovo a fianco a me un gruppo di compagni che danno sempre il massimo e sicuramente sono pronti per entrare. Lo stesso Marco, che magari ha avuto un minutaggio minore, ma sono sicuro che appena sbloccherà quella piccola magari paura che ha, darà il suo apporto e supporto alla squadra perché ha grande talento. E poi è più giovane Marco, è uno dei più giovani. Bene, Pasquale, stiamo cercando speaker qui a TV Gargano, quindi quando ti vuoi proporre, ho visto che hai un buon eloquio, è lo stesso pure. Ci vuole personalità. Vale per Marco. Grazie per essere venuti, in bocca al lupo. Non vi dico il pronostico, l'abbiamo già detto, basta 1-0 e i 3 punti. Quindi grazie per essere venuti. Grazie a te. In bocca al lupo grazie per la partita di domenica, grazie a Pasquale Pazienza e grazie a Marco Grifa. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. E con questo andiamo verso il finale, se non dopo aver fatto qualche considerazione sul Foggia, del quale non riusciamo ancora a parlare perché gli ospiti ci fanno un po' tribolare, ma vi assicuriamo che nelle prossime settimane faremo qualche chiacchierata anche sul Foggia, che per fortuna pare abbia trovato nella coppia Gallo-Lauriola gli uomini giusti per il rilancio. 3 partite, 4 punti, ma soprattutto 4 punti nelle ultime 2, e quindi sembra che Gallo abbia imbroccato la strada giusta per dare il giusto piazzamento a questa Foggia, che tra l'altro ha speso tanto sul mercato, che non si capiva perché adesso forse si capisce perché andava male. Però ci auguriamo tutti che vada verso una classifica sicuramente più interessante di quella delle ultime settimane. Con questo chiudiamo e vi auguriamo una buona settimana, buon fine settimana, e vi rinnoviamo l'appuntamento a seguirci la settimana prossima. Ricordate che alle 14 del sabato troverete il podcast, troverete la puntata sul portale di TV Gargano.com, potete vederla quando volete, come volete, e vi ringrazio per questo. Buona serata e buona settimana a tutti.